Ditemi se la pensate come me. La carriera allenatore su YouTube Italia è finita. Non esiste più. Da quando ci ha abbandonato Tiz del canale FIFA Hit, io non vedo più una vera carriera allenatore. Forse solo due, e dico due soli youtuber si salvano, secondo me. E sono PierDarkKnight91 ed King. Forse sono gli unici due che veramente ancora un minimo riescono a portare la carriera allenatore. Perché dico questo? Ormai vedo canali dove in pratica scrivono titoli assurdi. Ogni episodio della carriera c'è un nuovo acquisto. Io dico, ma come fanno questi? Va a vedere e il video parla di tutt'altro. Vedo, che ne so, prendono una squadra come l'Inter, il Milan e via dicendo, Messi al Milan, Icardi al Milan, ho acquistato questo, colpo di scena, quello e quell'altro, ma dove siamo andati a finire? Cioè, veramente non capisco più, ragazzi, che fine ha fatto la vera carriera allenatore. Io davvero rimango sempre più allibito, ormai si pensa solo a fare views, a fare mi piace per crescere, a crescere col canale, avere più iscritti ed essere degli influencer per sponsorizzare. Ormai solamente a questo si pensa. Ditemi nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate voi, ma questa è sinceramente la mia impressione. Mi andava di fare un vlog, sinceramente, mi andava di dirvi quello che penso, perché sapete, su YouTube è anche questo un qualcosa di bello, una valvola di sfogo, e a me andava di farlo. In generale, ragazzi, vi dico che purtroppo questa settimana la carriera di allenatore col Bari non ci sarà, ma attenzione, siete arrivati fin qui, lo spero. Sappiate che giovedì sera o venerdì farò una live, perché veramente questa settimana sono impegnatissimo, non sono riuscito a registrarmi come faccio sempre i video per la prossima settimana, cioè questa settimana in cui inizia, da lunedì, quando vedete questo video è di lunedì. Forse ho detto un po' male, ma vabbè, capitemi, non riesco, quindi penso che per continuare comunque la settimana vi porterò la live o giovedì sera o venerdì sera o pomeriggio, diciamo, devo ancora pensarci. Potrei anche fare una live anche sabato e anche domenica per recuperare poi questi tre episodi che non farò questa settimana di pre-registrati. Spero che comunque vi serva tutto ciò, ragazzi, vi serva sapere quello che penso e vi serva capire anche come va il canale. Quindi un saluto a tutti quanti, breve vlog di circa 3 minuti, scusate se vi ho annoiato, un saluto a tutti da Ricky e al prossimo video. Ciao ragazzi!